Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino. E stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Pater noster quis in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Libro di Cielo, volume 4, capitoli 58 e 59, 8 e 19 marzo del 1901. Continuando il mio povero stato ed il silenzio di Gesù benedetto, questa mattina, trovandomi più che mai oppressa nel venire, mi ha detto: Figlia mia, non le opere né la predicazione né la stessa potenza dei miracoli mi fecero conoscere con chiarezza
Dio qual sono. Ma quando fui messo sulla croce ed innalzato su di essa come sul mio proprio trono, allora fui riconosciuto per Dio. Sicché la sola croce mi rivelò al mondo e a tutto l'inferno chi io veramente ero. Onde tutti ne restarono scossi e riconobbero il loro creatore. Quindi è che la croce rivela Dio all'anima e fa conoscere se l'anima è veramente di Dio. Si può dire che la croce scopre tutte le intime parti dell'anima e rivela a Dio ed agli uomini chi essa sia. Poi ho soggiunto, sopra due croci io consumo le anime. Una è di dolore, l'altra è di amore. E come in cielo i nove cori angelici tutti mi amano, però ognuno ha il suo ufficio distinto. Come i serafini, il loro ufficio speciale è l'amore, ed il loro coro è messo più di rimpetto a ricevere i riverberi dell'amore mio, tanto che l'amore mio ed il loro, saettandosi insieme, si baciano continuamente, così alle anime sulla terra io do il loro ufficio distintamente, a chi le rendo martiri di dolore e a chi di amore, essendo tutti e due abili maestri a sacrificare le anime e renderle degne delle mie compiacenze. Questa mattina, trovandomi tutto oppresso e sofferente, molto più per la privazione del mio dolce Gesù, dopo molto aspettare, quando appena l'ho visto, mi ha detto: figlia mia, il vero modo di patire è non guardare da chi vengono le sofferenze, né che cosa si soffre, ma al bene che ne deve venire dalle sofferenze. Questo fu il mio modo di patire. Non guardai né i carnefici né il patire, ma al bene che intendevo fare per mezzo del mio patire ed a quegli stessi che mi davano da patire. E rimirando al bene che doveva venire agli uomini, disprezzai tutto il resto e con intrepidezza seguii il corso del mio patire. Figlia mia, questo è il modo più facile e più profittevole per soffrire non solo con sapienza, con pazienza, ma con animo invitto e coraggioso. Queste due lezioni di Gesù necessiterebbero di, pur essendo due capitoletti molto molto brevi, di lunghi tempi di meditazione, soprattutto di meditazione personale. È sempre importante, quando si ascolta una meditazione, quindi che non la si vive, come dire, coinvolti in prima persona, e personalizzarla. Chiaro, quando io vivo questi tempi, come ovviamente tempo di meditazione, anzitutto per me è impossibile, evidentemente, trattandosi di una meditazione condivisa, personalizzarla nell'ultima parte della meditazione, che chiaramente io, come sicuramente chiunque l'ascolta, mi riservo poi di vivere a colloquio privato con Gesù e con Maria, no? Al termine della meditazione faccio un piccolissimo colloquio e, come dire, che si può rendere pubblico, ecco, ma ovviamente non, perché la meditazione è un momento fondamentale di intimità, no? Quindi tutte quante le sollecitazioni che la grazia muove nel nostro intelletto e ancora di più nella nostra volontà o nel nostro cuore, poi devono diventare oggetto di dialogo con Gesù e di affetti espressi a Gesù e Maria, di propositi, di suppliche. Ecco, perché la meditazione è quanto di più formidabile esiste per far progredire interiormente nel cammino un'anima. Tutti i maestri di spirito su questo sono assolutamente concordi, e
La Chiesa la raccomanda in tutti i modi possibili, i sacerdoti compresi, insomma, che raccomanda caldamente di dedicare un congruo tempo, almeno una mezz'oretta, alla meditazione quotidiana, perché sa per esperienza che questo è il momento in cui le anime si formano e crescono, no? Quindi una meditazione come quella di oggi, che adesso vedremo, è chiaro che chiama in causa il mio personale rapporto con la croce, questo è evidente, questo qui. Che è sempre un punto fondamentale della nostra vita interiore, perché è chiaro che la natura, dinanzi alla croce, la prima reazione che ha, e questo è normalissimo, è di ripugnanza ed è di fuga. Questo è anche simbolo, mi si perdoni, no? A una prima battuta di equilibrio e di sanità mentale, insomma, no? Perché una persona, come dire, che cerca il dolore in maniera disordinata, non santa, non è santo, è masochista. I santi sono stati dei grandi amici della croce, ma erano personalità equilibrate, non malate di mente, come qualcuno bestemmiando ciancia, ma che avevano ben compreso quello che Gesù qui oggi dice. Cioè, quando una sofferenza viene vissuta nella fede e nell'unione con Gesù, cioè la si riceve dalle sue mani, perché da lì viene, a prescindere dagli strumenti e dal tipo di sofferenza che è, e la si vive come lui ha vissuta, quindi con amore offrendola in sacrificio al Padre, nella certezza di fede che non c'è nemmeno una puntura di spillo offerta al Signore che non produca effetti salvifici, non solo in noi, ma anche intorno a noi e fuori di noi. Allora sì, che uno può anche, non soltanto accettare con amore anche le grandi sofferenze che il Signore manda, ma anche abbracciare volontariamente alcune forme di mortificazione, su cui bisogna sempre fare un discernimento personale, possibilmente condiviso anche con sacerdote prudente e santo, e da offrire al Signore. Perché ricordiamo sempre, anche questo mi riallaccia un po', è un tema che è bene riprendere spesso, anche se lo capisco che può diventare a volte forse un po' noioso, addirittura un po' pedante, mi dispiace di questo, però è un punto fondamentale, cioè la vita nella divina volontà è vissuta come ritorno alla condizione di Adamo ed Eva, ma dentro un mondo decaduto, d'accordo? Quindi il fiat santificante, a differenza del fiat creante, che era come dire una condizione di purezza assoluta, di assenza del male nel mondo, cioè il fiat santificante ti riporta nella condizione del fiat creante, però dentro un mondo decaduto. Almeno noi non sappiamo se, come, quando arriverà questo regno del Fiat Supremo, se veramente possiamo, è lecito aspettarsi grandi cambiamenti sostanziali anche sulla faccia della terra, di questa terra, non lo sappiamo. Ma sicuramente, fino a quel giorno, qui ci sono una montagna di peccati e di male prodotto dai peccati da eliminare, da fermare, da distruggere. E il male, Gesù ci ha insegnato come si distrugge, si distrugge solo con la croce. Attenzione, non con il dolore barbaro, perché il dolore barbaro di per sé stesso fa bestemmiare gli uomini, li provoca alla ribellione. Cioè, il valore della croce, prima che dalla sofferenza, viene dalla disposizione con cui la si vive. Cioè, Gesù ha spiegato, quando stava soffrendo, quando gli sputavano in bocca, non vedeva davanti a sé quello che c'era, cioè un animale, ossia un demone incarnato, perché un essere umano che possa fare una cosa di quel genere anche a un prigioniero, a un condannato, cioè se ci mettiamo a pensarci, mi dice: ma chi è questo? Ma come può? Cioè, io penso che anche un uomo, anche se c'è il peggior nemico, a meno che non si abbandoni proprio alle più basse passioni che ha, ma uno gli sputerebbe in bocca
Una scatarrata in bocca anche al peggior nemico. Cioè, è un cuore abbastanza duro, insomma, quello che riesce a fare una cosa di questo genere. Io nella testa mia non me lo riesco molto a rappresentare, no? Ecco. Però Gesù non ha pensato, ma tu guarda questo che animale che è, d'accordo? No. L'ho guardato con occhi di compassione, perché un animale del genere deve essere compatito per come è caduto in basso, per essere capace di fare tante nefandezze. E però ha visto gli effetti di questa schifosa e nauseabonda sofferenza, effetti salvifici e benefici che avrebbero prodotto nelle anime, specialmente per certi tipi di peccati. Lui di questo ne aveva una conoscenza perfetta e se l'è tenuto. Ecco, non guardare da dove viene e che tipo di sofferenza è. Cioè, Gesù non aveva nessunissimo dubbio lungo tutto il corso della passione, ed è così, anche se la passione di per sé stessa è, cioè la passione di Gesù di per sé stessa, vista dalla parte di coloro che hanno fatto soffrire Gesù, come tutte quante le torture che hanno subito i martiri, cosa sono quelle cose? Sono opere di Satana. Cioè, sono momenti in cui ai diavoli viene concesso di fare quello che fanno ininterrottamente all'inferno. Quindi se qualcuno vuole immaginarsi cosa succede all'inferno, ecco, ripensi alla passione di Gesù. Si legga il martirologio romano con tutte le torture immaginabili che hanno fatto ai martiri, uomini demoni, cioè ispirati certamente dai demoni a fare delle cose talmente schifose. C'è stamattina una cosa tra i tanti, ogni tanto ne esce fuori qualcuna nuova, no? Nel martirologio del 62 dell'11 aprile dice che quell'antipa di cui si parla, il testimone fedele di cui si parla nel libro dell'Apocalisse, che la Chiesa sta leggendo in questi giorni nell'ufficio delle letture, dice che sotto l'imperatore Domiziano compì il martirio racchiuso in un bue di bronzo infuocato. Ogni tanto ne esce una nuova. Cioè, questo che cosa hanno fatto? Hanno preso un bue di bronzo, tra l'altro abbastanza grande, l'hanno aperto. Cioè, ma questa è cosa prima dai tempi di Domiziano, 2000 anni fa, ne lanciavano anche tutti i marchi ingegni che ci stanno oggi. Hanno fatto un'apertura per questo bue infuocato, ce l'hanno schiaffato dentro ancora vivo, poi l'hanno chiuso e hanno arroventato questo bue di bronzo, quindi facendolo rosolare e soffocare dentro questo bue con una morte orrenda. Cioè, io dico, ma tu non leggi questa cosa, dici, ma questo come gli è venuto a mente? Cioè, poteva tagliargli la testa, no? Poteva dargli un colpo di spada sulla giugulare, no? Perché doveva escogitare un tormento raffinato per farlo soffrire. Questo, se uno legge il martirologio del 62, perché poi nell'ultima versione aggiornata, questa è stata una scelta che ha i suoi pro e i suoi contro, no? Sono come quelli che vanno contro la passione di Mel Gibson perché è troppo cruenta e ti mette paura e preferiscono immaginarsi rose e fiori. Per non turbare le coscienze, evitiamo di dare troppi dettagli. Sì. Le coscienze dei bambini va bene, d'accordo. Le coscienze degli adulti, secondo me, che entrino ogni tanto in contatto con queste cose, che comprendano anche, che abbiano anche, per esempio, dei martiri una stima grande come si deve avere, perché i martiri hanno veramente sputato sangue. Cioè, io ho letto certe cose e quando le leggo che mi sdrigo a chiudere perché mi sento male immaginarmi delle robe del genere. E che cosa sono quelle cose? Quelle sono opere di Satana. Attenzione però. Sono opere di Satana permesse dalla divina volontà e permesse fin nel minimo dettaglio, perché tutte quante quelle opere vanno a formare, se vissute dal martire come il martire le vive, la sua corona e la sua gloria e producono effetti di salvezza impressionanti, così come furono le pene di Gesù. Questa è, come dire, è la stessa cosa che accade. Quando, per esempio, ai demoni, in casi del tutto straordinari, viene concesso di fare da soli, quindi senza la collaborazione degli uomini. Pensiamo ai casi del Santo Curato d'Arso, di San Pio, che sono tra i più famosi, quindi quelli che, insomma, quasi tutti ne hanno sentito parlare, che ogni tanto la notte andavano e i demoni li gonfiavano di mazzate, di botte. Anche Santa Veronica Giuliani prendeva le botte dal demonio una notte sì e l'altra pure, no? Cioè, voi immaginate un santo, dice, ma signore mio, perché permetti queste cose? Ma mi fa ammazzare a botte dal diavolo.
Io ti voglio tanto bene, insomma. Ma la mente illuminata dalla fede di questi grandi giganti comprendevano che dietro quelle botte era una sofferenza da offrire, cioè il demonio stava sfogando la sua ira, d'accordo? Ma sfogare la sua ira su un santo in questo mondo, gli va a fare danni, solo che lui è talmente sciocco che nel porco dice: mi porta niente, mi farà un sacco di danni, mi strapperà un sacco di danni, intanto ti ho ammazzato le botte. Anche perché lo sa che molto difficilmente riuscirà a torturare all'inferno, dice, quindi intanto te faccio quello che te posso fare qua, se Dio me lo permette, ovviamente. Perché se Dio non glielo permette, non si fa assolutamente nulla. Ricordiamo sempre il Vangelo di San Giovanni, quante volte Gesù dice, non è ancora giunta la mia ora, non è ancora giunta la mia ora, non è ancora giunta la mia ora. E fino a quando l'ora di Gesù non è giunta, nessuno gli ha potuto mettere le mani addosso. Addirittura il Vangelo di Luca ci informa che a Nazareth, perché abbiamo cominciato subito male, dopo la predica che fece dicendo questa parola oggi si è compiuta nelle vostre orecchie, volevano buttarlo giù dal precipizio. L'Evangelista è molto sobrio, dice, egli passando di mezzo a loro si dileguò. Non descrive i particolari, ma se volevano buttarlo giù dal precipizio, certamente Gesù non si è difeso, come dire, a botte, no? Quindi non è che si è, che a due cazzotti se n'è andato, questo è evidentissimo, una cosa del genere. Che è successo? O lui ha sprigionato potenza di miracolo, nel senso che li ha immobilizzati, cosa che poteva fare in qualunque momento, o ci ha pensato il padre, qualcuno l'ha fatto, d'accordo? Perché? Perché non poteva essere buttato in quel momento giù dal precipizio, perché c'aveva comunque da compiere la sua missione. Anche se, qui scendiamo nel particolare di oggi, Gesù dice, non le opere nella predicazione né la potenza dei miracoli mi fecero conoscere con chiarezza Dio quale sono. Ma quando fui messa sulla croce, fui messo e innalzato su di essa come sul mio proprio trono. Il Vangelo di San Marco che stiamo seguendo quest'anno ne è l'emblema. Veramente quest'uomo era il figlio di Dio. O l'immagine di coloro che scendono dal Calvario battendosi il petto. D'accordo? Oppure il terremoto conseguente alla morte di Gesù, i morti risorti conseguenti alla morte di Gesù, o il velo del Tempio che si è squarciato nel mezzo. Sono tutti eventi connessi con la morte di Gesù. Quindi la manifestazione di chi veramente era Gesù, ecco perché San Giovanni quando parla della croce ne parla come della gloria di Gesù, ora è stato glorificato. Quando Giovanni parla della gloria, questo gli esegeti lo spiegano molto bene, non fa riferimento alla gloria del dopo, che quella è comunque, ma fa la gloria del durante, cioè la gloria di Gesù è sulla croce. Per questo che c'è il bellissimo inno antichissimo che Monsignor Frisina ha musicato, che è Nostra gloria è la croce. La nostra gloria è la croce di Cristo, eppure la nostra, se la viviamo bene. Anche l'inferno comprese solo quando Gesù stava in croce chi lui era veramente. Questo è un filone, lo spiega qui, eh? La sola croce mi rivelò al mondo e tutto l'inferno che io veramente ero. Oggi nel rito antico si festeggia San Leone Magno nel Vetus Ordo, che nel Novus Ordo mi pare che si festeggia il 10 di novembre, se non ricordo male. E San Leone Magno fu il primo a parlare bene della redenzione come una trappola. Cioè nel senso che il verbo, cioè il diavolo non era sicurissimo fino alla fine che Gesù era il figlio di Dio incarnato, perché era stato ingannato. Perché? Sì, la Madonna era una Vergine Santissima, però Dio l'aveva nascosto dietro la parvenza di una vita umile. Il diavolo, che è talmente superbo, si immaginava che la sua nemica, che conosceva da tempo, venendo sulla terra, capito? Te pare che viveva come un'umile ancella, come un'umile schiava, sarà vissuta come una regina, e questa invece viveva una vita dimessa, povera, insignificante. Sì, certamente molto, molto virtuosa, non riusciva molto a avvicinarsi, c'aveva qualche sospetto. Poi Gesù è nato da Giuseppe e da Maria. E che ne sapeva? Sicuramente Dio non gli ha fatto vedere al diavolo il giorno dell'Annunciazione, perché il diavolo vede soltanto quello che Dio gli fa vedere, eh? Attenzione! Non l'ha visto il giorno dell'Annunciazione, non l'ha vista la nascita di Gesù nella stalla di Betlemme. Quindi vedeva sta donna che aveva fatto un ragazzino, c'aveva lo sposo, quindi un ragazzino l'ha fatto con San Giuseppe, è chiaro? D'accordo? E sembrava, dice, ma te pare che la Vergine, e questo sarebbe il figlio di Dio, uno che nasce in modo umano?
Però per tutta la vita stava, capite, molto preoccupato, perché comunque vedeva in Gesù e in Maria qualcosa di inusuale, di straordinario. Allora anche tutte quante le sofferenze erano delle provocazioni continue, perché il demonio, quando vuole, dice: adesso vediamo quando crolla, vediamo. Se fa soltanto un atto di impazienza, non è il figlio di Dio. Questo c'aveva nel cervello lui, nel cervello bacato che c'hanno i diavoli. Se fa soltanto un atto di impazienza, non è il figlio di Dio. Quindi via, esco, vai, fagliela da tutti i colori. Quando ha visto che fino alla fine vorrà dire: allora, qua è proprio la fine, questo era proprio lui. Questo si vede benissimo nella passione di Mel Gibson. Si vede benissimo la regia del diavolo in tutta la passione. Questo è un particolare, a mio avviso, meraviglioso e verissimo. E la disperazione del diavolo nell'atto stesso in cui Gesù muore. Allora, questo per quanto riguarda, quindi la trappola, perché la trappola? Perché tutte le sofferenze che il diavolo ha procurato a Gesù e a Maria non aveva il diritto di fargliele vivere, perché tutti e due erano assolutamente innocenti. Un innocente non può e non deve soffrire in nessun modo per ragione di giustizia. Avendo tu osato dare sofferenze, addirittura portare alla morte fisica il figlio di Dio e straziare il cuore della Madonna, ecco il meccanismo della redenzione, è soltanto questo qui, eh. Qualunque grande peccatore, che la cui anima appartiene a te, diavolo, perché te l'ha consegnata con i suoi atti liberi, basta che invoca il nome di Gesù, per giustizia tornerà ad appartenere a lui. Capito? Perché come per giustizia apparterrebbe a te quell'anima per i peccati che ha fatto, siccome tu hai prevaricato sull'anima di Cristo, invocare quel nome ribilancia i rapporti e quindi quell'anima ti viene strappata e appartiene a Gesù Cristo, per quello che tu ti sei azzardato di fare a lui. Questa è la redenzione. Io quando compresi queste cose, e le compresi non da rivelazioni private, sono tutti quanti gli scritti di San Leone Magno, mi si aprì un mondo infinito. Dico: ma ecco allora perché. E dentro tutti i tormenti inauditi che Gesù ha passato c'erano l'espressione di tutte le specie, le forme e i numeri di peccati possibili e immaginabili. Tutto pagato. Quindi ecco perché basta invocare il nome di Gesù con sincero pentimento e siamo salvi. Per questo è. Perché ci deve essere un motivo, no? Siamo noi che non riusciamo a vederlo. Allora Gesù dice: attenzione, come addirittura il diavolo si è accorto di chi ero io quando sono morto in croce, così e così tutti gli altri. Il valore vero di un'anima si vede quando sta in croce, come reagisce alla croce. Quella è un'altra cartina tornasole, come reagisce alle prove, come reagisce alle tribolazioni, quanto ti destabilizzano, quanto soffri con la stessa disposizione in cui soffrivano Gesù e Maria, quanto ti lamenti, quanto ringrazi il Signore, invece. Quanto sei dare una valutazione soprannaturale? Sono bellissime queste parole. Si può dire che la croce scopre tutte le intime parti dell'anima e rivela a Dio ed agli uomini chi essa sia, anche a Dio. Cioè noi anche a Dio dimostriamo chi siamo sulla croce. Perché la nostra virtù, se non è provata, non vale niente. È facile dire: Gesù ti amo, è facile dire: Gesù ti voglio, che se tutto va bene, se ti riempie la vita di delizie. È più difficile dire: Gesù ti amo, quando mi mandi una croce che io non vorrei o che mi fa tanto male. È molto più difficile. Ma la verità dell'uomo si rivela nei fatti, nelle opere, non nelle chiacchiere. Allora, rivela Dio, la croce rivela Dio all'anima. Bellissimo, e fa conoscere se l'anima è veramente di Dio. Gesù poi spiega che sono due le forme di croce con cui c'è il martirio dell'amore e c'è il martirio del dolore, c'è il martirio di ferro, dicevano i classici, e c'è il martirio non di ferro, d'accordo? C'è il martirio di sangue e c'è il martirio d'amore. Chi sono? Le anime consumate dall'amore. Quindi che non hanno sparso il sangue, però insomma, Luisa è una di quelle. Luisa non ha il titolo di martire, non lo avrà. Santa Veronica Giuliani non ha il titolo di martire. Ma basta che uno vada a vedere la vita, insomma. Quindi un amore immenso che le ha consumate anche in mezzo a patimenti immensi, no? Per esempio, trovandomi tutto oppresso e sofferente, molto più per la reprimenda del mio dolce Gesù, questa è una cosa che non ci si pensa.
Cioè che quando uno entra in contatto col soprannaturale, basta soltanto un giorno che ne perda il contatto, questo lo spiega Santa Teresa, l'ho detto altre volte. Cioè, non esiste, lo dice Luisa, non c'è sofferenza più grande che io possa avere. Fammi morire mia madre, mio padre, se ce l'avessi avuto, mio figlio, mia figlia, cioè qualunque cosa, ma questo no. È chiaro che queste cose le comprendono perfettamente soltanto le persone che l'hanno vissuto, però noi possiamo farcene una ragione. Quello è un martirio d'amore, quello lì. Dice, ma come, hai visto Gesù? È certo, vedere Gesù è somma delizia quando c'è sta, ma è sommo dolore quando poi ti pria della sua presenza dopo che tu ne hai avuto la possibilità di starci insieme. Ecco, quindi questo, attenzione, guardando l'ultimo aspetto, quando Gesù spiega, l'abbiamo già meditato, non guardare da chi vengono le sofferenze, quindi non guardarle mai in modo umano, guarda quello, ha fatto un'ingiustizia, mi ha risposto male, non me lo merito, eccetera, eccetera. Né che cosa si soffre, cioè no, questa, ma questo no. Non si può fare nel mondo del divin volere. Si soffre tutto quello che il Signore ci farà soffrire secondo il suo beneplacito. D'accordo? E anche quello, se siamo bravi, in senso ovviamente non superbo, che gli offriremo volontariamente e liberamente. E né da chi vengono le sofferenze. Ah no, da questo non l'accetto. Ah, guarda questa cosa, ma come si permette questo di fare una cosa a me del genere? Questo non è modo di parlare divino. Anche se umanamente rispettabile, ma non è modo di parlare divino. Guarda con la fede e non dubitare mai al bene che verrà da queste sofferenze, che è tantissimo. Sarà tantissimo bene. E Gesù dice: se tu impari a entrare in questo orizzonte, quindi pensa al bene che le tue sofferenze produrranno. Guardate, subito dopo c'è un altro capitolo, probabilmente salteremo perché tanto ne abbiamo già. Nei prossimi giorni viscerate in tanti modi. Vede Roma e scorge grandi peccati. Gesù vuole castigare, l'anima si oppone. Per esempio, ecco, questo lo dice tantissime volte Gesù a Luisa. Ho letto uno scritto l'altro giorno, diceva Luisa, dice, ma io che sto a fare qua dentro? Sto tutto il giorno a fare giri nella divina volontà e non faccio niente. E Gesù gli dice: non fai niente. Ma tu non ti rendi conto di quanti mali hai risparmiato all'umanità, di quanti flagelli gli hai risparmiato, di quanta grazia hai tirato all'umanità con i tuoi giri, con i tuoi atti fatti nel mio divin volere, semplicemente solo con questi. Gli dice così. Noi in questa fede ci dobbiamo entrare, eh? Il giusto vive di fede, dice San Paolo. Un prete, dicevano una volta ai preti, e mi fu detto anche a me da un santo prete quando ero giovane, dice, guarda, Leonardo, dovessero mandarti nel più sperduto posto del mondo, dove non te se fila nessuno, dove dici la messa ai banchi, ok? Sappi che se tu non facessi altro dalla mattina alla sera, che solo celebrare quella messa davanti ai banchi, per quanto riguarda l'umanamente parlando, è chiaro che davanti a Dio, per quanto riguarda la celebrazione, tu hai fatto un bene all'umanità così grande che se solo nella vita non facessi altro che questo ogni giorno, è una vita che varrebbe la pena di essere spesa. E non può essere altro che così se uno concepisce e capisce che cos'è la messa. Figuriamoci gli atti che noi facciamo quando soffriamo, come imitando i cuori santissimi di Gesù e di Maria, il loro modo di abbracciare la croce. Allora il coraggio e l'animo invitto, dice Gesù, viene da questa considerazione. La certezza di fede che il bene che producono le sofferenze dei discepoli di Gesù a lui uniti e con lui, per mezzo di lui e per lui vissute in maniera divina, non umana, producono, capite? Ecco perché ho sempre detto ci sono tanti modi per pensare di cambiare il mondo. Guarda che Gesù dice non con la predicazione. E se uno pensa a Gesù la vita pubblica è stata 3 anni, la vita nascosta 30 anni. E tutta la vita 33, noi sappiamo da Gesù che la sofferenza è stata l'unica cosa che è stata ininterrotta dal concepimento fino alla morte del Venerdì Santo. Perché Gesù non ha sofferto solo nella passione, è stata una cosa ininterrotta. Poi per 30 anni è stato nascosto a simboleggiare la vita di preghiera, solo per 3 anni ha predicato. Quindi quando noi vediamo un guaio, che cosa facciamo? In noi o fuori di noi. Ma cosa dice anche sempre la Madonna? Penitenze e preghiere. Primo si soffre,
secondo si prega e terzo, molto terzo, diceva San José Maria Escrivá in qualche scritto, si agisce. Lui diceva: primo posto mortificazione, secondo posto orazione, terzo posto, virgola, molto terzo posto azione. Lo diceva il santo cura della potenza, il mio parroco ha fatto questa cosa che non va, glielo dico? Fermo, hai digiunato per lui? Hai pregato per lui? Bene, dopo che hai digiunato e che hai pregato, se vuoi eventualmente glielo dici, con grazia, con umiltà e con dolcezza. Perché il cuore del parroco non cambia se tu gli vai a fare la predica, perché se alcune cose non le hai interiorizzate davanti a Dio, certamente non gliele metti in testa tu, anche se sono sacrosante. Il problema è che gli cambi il cuore si apre attraverso l'aratro del dolore e l'acqua della preghiera. Non ci sono altri sistemi. Non ci sono mai stati e non ci saranno mai. E il regno della Divina Volontà non solo che non fa eccezione a questo, ma prende tutto quanto questo, immaginate la sofferenza di un uomo, di uno che è unito al Divin Volere, una sofferenza che acquista valore eterno, immenso e infinito, quanto bene possa fare all'umanità intera. Quando parliamo della croce, Divina Maria, non possiamo non pensare alla tua vita, immensamente sofferente e incessantemente sofferente, fusa con il cuore di Gesù, e anche alle scuole dei grandi santi mariani, quindi fa tutti San Luigi, ecco, che non ha scritto solo il Trattato della Vera Devozione, ma ha scritto anche la Lettera agli Amici della Croce, che pochi conoscono, ma che è un'opera stupenda e che è un corollario, un complemento. Perché le anime amiche di Gesù sono anime crocifisse, ma le anime amiche di Maria Santissima, amiche tue, sono anime parimenti crocifisse, perché la croce è stendardo e gloria dei vostri veri discepoli. Ecco che questo non lo dimentichiamo mai e che possiamo ottenere da te la grazia di essere veramente amici della croce e di saperla vivere così come l'avete vissuta. Te e il tuo figlio Gesù. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Fiat Ave Maria.